fermato un 27enne nigeriano presunto autore dell'attentata violenza alla 40enne di Bagnoli. Il governatore Zaia ha detto la pena la deve scontare in Nigeria. Striscioni fuori dalle case, manifestazione dei sindaci, primi cittadini di Bagnoli, Agna e Cona pronti a fare le barricate se non verranno chiusi gli hub. Troppi mercatini, sono una concorrenza sleale, così per la prima volta in 700 anni i commercianti del Salone a Padova abbassano le serrande per un'ora di sciopero. Moschea a Padova e poligamia, il volantino bufala del sedicente candidato islamico a sindaco fa esplodere la polemica a Padova in vista delle amministrative. Il governo abroga i voucher ma pensa ad uno strumento che li sostituisca e sia migliore per tutelare i lavoratori. Un mix di alcol e droga, una quindicenne ieri pomeriggio è svenuta davanti al Duomo mentre era in compagnia di alcuni amici, indagano i carabinieri. Un albero con i fiori rosa per ricordare Elisa Valent, la studentessa morta in un incidente stradale mentre era in Erasmus con altre ragazze in Spagna, era accaduto un anno fa. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. In apertura la notizia è arrivata nel tardo pomeriggio. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore della 40enne di Bagnoli. È un nigeriano ospitato nel lab di San Siro. Clamorosa svolta nelle indagini dell'aggressione alla 40enne di Bagnoli avvenuta a San Siro vicino alla base di accoglienza profughi. I carabinieri di Abano Terme poco dopo le 2 di oggi pomeriggio hanno sottoposto a fermo un nigeriano di 27 anni arrivato in Italia l'anno scorso, ospitato al lab di San Siro, ritenuto responsabile dell'attentata violenza sessuale e con ogni probabilità potrebbe essere l'autore anche di un altro analogo episodio ai danni di una 21enne del posto. Venerdì sera la vittima, lo ricordiamo, stava correndo lungo la ciclo pedonale che collega la frazione di San Siro al centro del paese, quando da dietro è stata assalita da un individuo di colore in sella a una mountain bike che l'ha gettata a terra. L'uomo l'ha trascinata sino a un campo vicino, l'ha picchiata selvaggiamente per immobilizzarla con l'obiettivo di abusare di lei. La donna ha lottato con tutte le sue forze, l'ha graffiato ripetutamente ed è riuscita a scappare. In ospedale sono state raccolte tutte le tracce necessarie per risalire al DNA dell'aggressore, di cui si era persa ogni traccia. I carabinieri hanno effettuato controlli e accertamenti all'interno del centro accoglienza di San Siro e oggi hanno bloccato il 27enne. E proprio grazie al sopralluogo all'interno del lab di San Siro, nell'armadietto del nigeriano fermato, sono stati trovati i cellulari rubati alle vittime e anche l'abbigliamento che indossava quando le ha aggredite. L'uomo è già stato trasferito al carcere Due Palazzi. Complimenti ai carabinieri sono arrivati anche dal governatore del Veneto Luca Zaia, che ha ringraziato per la loro tempestività e ha detto se effettivamente lui il colpevole dovrà scontare poi la pena nel suo paese, in Nigeria. E intanto i sindaci di Bagnoli, Cona e Agna consegneranno domani al ministro Minniti un'intimidazione per chiudere gli hub di San Siro e Conetta. È già pronto un'intimazione al prefetto e al ministro Minniti per bloccare gli arrivi di nuovi migranti a Bagnoli e per chiudere in tempi rapidi, quindi legandoci alla temporaneità di questo centro di accoglienza straordinario, di chiudere entro tempi rapidi questo campo di concentramento. Dopo l'aggressione della 40enne di San Siro di Bagnoli vicino all'ex base militare che oggi ospita 800 profughi, il sindaco Milan si prepara ad affrontare domani a Treviso il ministro Minniti consegnandogli l'atto e intanto invita i cittadini non solo del suo paese ma di tutta Italia ad esporre davanti alle loro case strisce per chiedere la chiusura del lab. Basta questo segno per esserci vicini, perché è una battaglia forte e stiamo portando avanti da soli. Non c'è una bandiera di partito che possiamo dire abbia senso utilizzare in questa campagna, ma siamo consapevoli tutti quanti, centro, destra, sinistra, verdi, neri, rossi, che questo è uno scempio del territorio ed è un scempio che deve finire subito. Non siamo il distretto dei profughi, si legge in uno degli striscioni fuori dal palazzo municipale. Nessuno, vogliamo essere trattati come gli altri 8.000 comuni italiani, siamo pronti a fare la nostra parte nel fenomeno di migrazione, ma non in questo modo. Questa è un'ingerenza statale molto dura. Ci hanno calpestato nei diritti. E sempre ieri a Bagnoli c'è stata una manifestazione insieme a tutti i sindaci della Bassa Padovana. Siamo qua per difendere con la fascia un territorio.
C'era tutta l'esasperazione di tre comuni che da più di un anno convivono con due hub nel loro territorio. Ieri a Bagnoli il sindaco Roberto Milan, insieme ai primi cittadini di Cona e Agna, ha organizzato una manifestazione di solidarietà alla quarantenne, aggressa da uno straniero mentre stava facendo jogging vicino al centro d'accoglienza per migranti di San Siro. Un uomo l'ha trascinata in un campo cercando di stuprarla. È la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E io partirei con un applauso verso di lei. Dai sindaci un ultimatum: se non arrivano risposte dal governo sono pronti alle barricate, minacciano battaglia se non diminuirà il numero di richiedenti asilo stipati nelle ex basi militari di San Siro e Conetta. Noi da due anni a questa parte, noi intendo tutti, partiamo da Cona, arriviamo a Bagnoli, passando per Agna, che sapete che è esattamente al centro dei due hub. Noi vorremmo avere una vita normale, vorremmo poter amministrare le cose normali. Andiamo in centro a Padova, basteranno le saracinesche per un'ora ai commercianti del Salone, primo centro commerciale della storia. Non era mai successo in 700 anni, sentite perché. Che l'intento non è quello di non far venire a fare la gente a fare la spesa, ma è quello di fare un po' di risalto mediatico. È la prima volta in 700 anni che il Salone chiude le sue porte per sciopero. Il primo centro commerciale della storia chiude per un'ora, sia chiaro, dalle 9 alle 10 di giovedì prossimo. Una serrata per sensibilizzare i candidati sindaco sui temi del commercio in centro storico. Andiamo a cercare di attirare l'attenzione del prossimo candidato sindaco, dei prossimi candidati sindaci, per fare capire loro i problemi che sta vivendo il commercio qui a Padova. Cercare una sinergia per rinnovare il commercio nel centro di Padova. I negozianti del Salone sottolineano come non sia organizzando ogni fine settimana un mercatino che si amplia il bacino di utenza, ma creando eventi e pubblicizzandoli. Noi non abbiamo mai attaccato i commercianti che fanno dei mercatini, noi stiamo dicendo il modo in cui vengono fatti. Questo è un problema grosso che noi non va bene di accettare in questo sistema. Molte le proposte degli esercenti. Noi avevamo un minibus che passava qua davanti tutti i giorni, una volta ogni due volte all'ora, e non c'è più. Ci sono arrivate delle ordinanze calate dall'alto senza nessuna comunicazione, senza nessuna collaborazione. Noi vogliamo il centro libero dalle auto, dalle moto, sì, ma mettiamoci d'accordo prima di rovinare così il Salone. E in vista delle amministrative padovane è comparso ieri un volantino con un sedicente candidato del movimento islamico, una bufala che però ha fatto molto discutere in città. Un volantino che in meno di 24 ore ha destato preoccupazione e ha diviso l'opinione pubblica e ha movimentato ulteriormente la campagna elettorale in vista delle prossime amministrative padovane. Domenica mattina nelle piazze del centro città sono stati distribuiti da un giovane vestito con un abito della tradizione islamica e da una donna con il volto velato. Nel volantino si invitava i cittadini a votare una presunta lista denominata Movimento Islamico d'Italia. I segnali della bufala erano evidenti a partire da un sito internet inesistente del sedicente partito, ma in molti ci sono cascati. No, non sarei favorevole. Cioè, ci sono tanti candidati italiani, perché andare in cerca degli islamici? Io non ho niente contro, però voglio dire, siamo milioni qua. Sicuramente bisogna dare spazio a tutti, però come si comportano ho qualche dubbio. Ma cosa ne pensi se ci fosse cioè questo sindaco islamico del movimento islamico che propone queste cose per Padova? No, non vorrei dire niente. Padova, come tutta l'Italia, è un paese democratico. Giusto. Non vedo perché, se ci sono i presupposti giusti perché possa presentarsi, non vedo il motivo per cui non possa presentare una lista. Sul foglietto distribuito in centro c'era anche un programma elettorale che prevedeva l'attivazione di un credito islamico, la realizzazione di una grande moschea per Padova, nonché l'introduzione della poligamia per tornare ad avere più figli. Uno va e altro, perché ormai qua non so cosa dire. Non è che sono razzista, però per me non va bene, ecco. Penso di no. Ho letto quantomeno che è una burla o comunque una cosa non vera. Se fosse vera, non lo so, bisognerebbe un po' approfondire. Il governo abroga i voucher, ma pensa ad uno strumento che li sostituisca in meglio. Ce ne parla il senatore del Partito Democratico, Giorgio Santini. Voucher abrogati, ma il governo lo ha fatto solo in un'ottica migliorativa per rivedere e rendere ancora più efficiente questo strumento per i lavori occasionali ed accessori di cui spesso si è abusato, come ci spiega il senatore PD Giorgio Santini. In modo tale da poter presentare in tempi brevi una nuova normativa che sia per le imprese sia per le famiglie
sia anche per le tante associazioni, tanti enti che usavano questi voucher in modo legale e in modo anche molte volte proprio perché era uno strumento semplice, lo potranno ancora fare. L'obiettivo è duplice: bisogna assolutamente, con questa riforma che si farà, colpire gli abusi che pure ci sono stati di questo strumento. L'altro elemento da chiarire è che la regolazione normativa serve per evitare che tutti questi lavori tornino ad essere, come erano prima dei voucher, lavoro nero. Il nuovo strumento potrà essere il lavoro a chiamata, ad esempio, ma Santini tiene a fare alcune precisazioni sull'utilizzo dei voucher. Questi non sono lavori, diciamo, continuativi e stabili, neanche per un certo periodo. Cioè, per esempio, c'è il contratto a tempo determinato, che se uno ha bisogno per 6 mesi fa il contratto a tempo determinato. Sono due cose distinte. Le piccole imprese vanno aiutate per favorire le loro possibilità di sviluppo. Va regolato anche questo lavoro accessorio, perché è un lavoro che diversamente diventa lavoro nero, anche di questo c'è bisogno. Ci sarà uno strumento, immagino, ripeto, che sia o il lavoro a chiamata o il lavoro intermittente, che sono due tipi di contratti simili ai precedenti voucher, che daranno anche questa garanzia. Ad un anno dal tragico incidente avvenuto in Spagna durante il progetto Erasmus, nel quale morirono 7 studentesse italiane, l'Università di Padova ricorda con un albero Elisa Valent. Le note di un flauto in un tiepido pomeriggio di marzo, i volti di tanti studenti carichi di sogni e di speranze, come lo era Elisa. L'Università di Padova, ad un anno dalla morte, ricorda la studentessa di filologia moderna deceduta in un incidente stradale insieme ad altre ragazze che come lei erano in Spagna per il progetto Erasmus. Nel giardino di Palazzo Maldura, dove Elisa molte volte ha preparato i suoi esami, ora ci sarà un albero. I fiori rosa del Prunus ricorderanno la bellezza e la voglia di vivere di quella giovane studentessa arrivata a Padova da Udine. Oggi a Palazzo Maldura c'erano anche i suoi genitori, a cui è stato consegnato il diploma. Siamo orgogliosi di lei, hanno detto, e poi insieme ad alunni e professori hanno piantato il Prunus. L'albero di Elisa ora vivrà tra gli studenti e ricorderà la sua giovane vita piena di sogni. La cronaca con una quindicenne che è svenuta ieri pomeriggio in pieno centro a Padova, forse per un mix di alcol e droga. Probabilmente aveva in corpo un mix esplosivo di alcol e droghe. Appena 15 anni è svenuta davanti agli amici in Piazza Duomo, nel cuore di Padova. Sono le 5 di una domenica pomeriggio come tante. Il gruppetto si era ritrovato in centro. Probabilmente la situazione è sfuggita loro di mano. La ragazzina con altri 3 compagni forse aveva fumato una canna accompagnata dall'assunzione di bevande alcoliche. Un abbinamento che il suo giovane fisico non ha retto e l'ha portata al collasso. È caduta a terra all'improvviso. Gli amici hanno tentato di rianimarla, ma visto che la quindicenne non si riprendeva, hanno chiamato l'ambulanza che l'ha condotta in ospedale. Dal momento che il gruppetto con ogni probabilità aveva fatto uso di droga, sono stati avvertiti anche i carabinieri, che hanno portato gli amici in caserma per capire se e dove avessero acquistato lo stupefacente. Le forze dell'ordine stanno cercando di risalire a un eventuale spacciatore che potrebbe ben conoscere i movimenti degli adolescenti. La cosa che preoccupa, e molto infatti, è la giovanissima età dei protagonisti di questa brutta storia. Ora questo pomeriggio ad Albignasego un incendio si è sviluppato attorno alle 15 alla fonderia Zen di via Marco Polo. Sul posto sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme che erano divampate da alcuni macchinari dell'azienda. I pompieri hanno lavorato per ben 2 ore prima di riuscire a spegnere il rogo. In chiusura vi ricordo la programmazione. Questa sera non perdetevi l'appuntamento alle 21.05 con il talk show Iceberg. TG Padova invece termina qui, io vi lascio le previsioni del tempo. Buona serata. Le previsioni per domani: cielo poco o parzialmente nuvoloso, con foschio e nebbia al mattino in pianura. Nuvolosità in aumento nel corso della giornata. Precipitazioni assenti fino alle ore centrali, poi probabilità in aumento nel pomeriggio sera di locali fenomeni su rilievi e zona pedemontana.